Oh Madonna. Oh Madonna. Aspetta Barbara. Ma hanno scannato, eh sì. Piano ancora. Va bene, facciamo qui il mio lavoro. Attenta dove metti i piedi. Oggi vogliamo fare una cosa molto speciale. Vogliamo per una volta pensare in grande. Dove andiamo? Penseremo molto in grande, perché oggi andremo a visitare in un modo tra l'altro speciale quella che è stata la statua più grande del mondo. La statua più grande del mondo non pensavo fosse in Italia, fosse a due passi tutto sommato da casa. Stiamo parlando del San Carlone, stiamo parlando della statua di San Carlo Borromeo che si trova praticamente proprio in alto ad Arona. Noi siamo a una manciata di chilometri da Arona e abbiamo deciso di ritornare appunto in questo posto e a vederlo con i suoi occhi, non con i nostri, con i suoi occhi, perché praticamente entreremo dall'interno della statua, dai piedi attraverseremo tutto il corpo, la pancia e la testa. E arriveremo alla testa e vedremo il lago, Arona e tutto ciò che c'è intorno direttamente dagli occhi della statua. Quindi arriveremo proprio alla testa. Mi piacciono queste storie di eccellenza italiana proprio perché la statua che è stata per oltre due secoli la statua più grande del mondo. Io non lo sapevo, sinceramente, che ci fosse qui a due passi, o comunque nel nostro paese, quello che è stato un'eccellenza, ovviamente, un ennesimo sforzo artistico, un'ennesima conferma della nostra grandezza, della nostra arte, della nostra capacità, della nostra inventiva. Poi, solo dopo, con la costruzione della Statua della Libertà, che è alta, questa è alta, poco più di 35 metri, la Statua della Libertà è alta circa 10 metri in più, quindi ci supera di 10 metri. La Statua della Libertà è stata realizzata dai francesi e quindi ci fu appunto questo artista, questo scultore francese che venne prima di tutto a fare un sopralluogo in Italia, a visitare, a prendere un po' le misure, a capire come fosse stata costruita la statua di San Carlo Borromeo e poi come conseguenza iniziò la progettazione della Statua della Libertà di New York. Andiamo. Andiamo subito, ma ricordiamoci, claustrofobia e vertigini. Andiamo? Andiamo. Sto facendo questa bella pendenza, un bel po' di tornanti per andare su al Colosso di San Carlo e devo dire ogni tanto una piccola spintarella non guasta, ma
Alla fine sto salendo più o meno a una media di 20 km orari, non male. Coda e andiamo a soffrire un po' di vertigini e claustrofobia. Questo è il primo tratto, una scala a chiocciola di 1, 2, 3, 4, 5 piani per arrivare alla base della statua. Tutto bene, Barbara? Siamo la situazione praticamente proprio ad arrampicarsi. Perché è una scala completamente verticale. Si arriva, ma qui dove tutto bene?
Allora, andiamo nella testa a sto punto. No. L'ultima scarica. Siamo qui nella testa, questi sono gli occhi, questo è il naso, quelle le orecchie. Ok. Mi fermo qui. Papà, almeno di così la mamma faccio la testa. Vengo io. Vai. Ma ce n'è solo uno, Ok. Girati di spalle. Scendo e vi lascio spazio. Quindi dobbiamo aspettare che salgono su tutti per forza. Allora, aspetta. Voi fate così, iniziate ad andare su là. Andate voi due su, così loro slittano di là. Ok, ok. Mica sono già su. Aspetta Barbara. Ah, non è scattato, piano ancora. Vabbè, facciamo qui il mio monologo. Fai attenzione. Attenta dove metti i piedi. No, io non guardo giù. Tu stai guardando? Esatto, non guardare giù. Devo guardare giù, anche a salire. Anch'io. Guardare giù. Devo guardare di fronte, anche a salire. Anch'io. Praticamente non so quando tocco. Quando tocco me ne accorgo. Fai attenzione. Tra 3 gradini, 4 gradini, guarda giù perché devi cambiare la posizione del corpo. Che miseria. Un attimo perché qui è proprio... Dimmi tu, io mi sono fermata. Fai attenzione qui. Perché poi qui praticamente le scale diventano un po'... Se mi devo fermare avvisami tu, io non vedo sotto. Sì, tra 3 gradini, 4 gradini, guarda giù. Ok. Allora l'abbiamo fatta. Devo dire, quando dovevo salire mi sembrava una situazione piuttosto impegnativa, perché lo vedi così ed è veramente molto molto imponente. Poi avvicinandoti ti rendi conto che è imponente. E niente, la salita praticamente, come si è visto, è a tratti proprio verticale, è tutta verticale, bisogna arrampicarsi su questa scala per andare su verso la testa e poi non ti rendi conto, ma arrivi proprio arrivi agli occhi, quindi fai quest'ultimo 3-4 gradini, arrivi agli occhi e sei proprio in alto. All'interno praticamente c'è pietra, cemento, non lo so, è tutta una struttura di metallo.
ma è veramente incredibile. Vabbè, insomma, è stata una bella esperienza e alla prossima. Ciao. Ciao.